kart per le vie del paese. A Penne, capitale vestina, si è tenuta una manifestazione che ha visto la partecipazione di ben 40 kartisti. Ed ecco noi Antonio Bellante, consigliere comunale con delega agli eventi go-kart per le vie del paese, della cittadina vestina. Ma come nasce questo evento tanto particolare? Grazie che mi fai questa domanda, perché è un evento che stiamo programmando oramai da più di 7-8 mesi, insomma, quindi con molte difficoltà, ma siamo riusciti a portare un evento molto particolare nel centro storico. Di solito è qualcosa che non si vede, anzi non si vede mai. Grazie all'amico Giordano Calissa, presidente dell'associazione Street Karting, e devo dire con grande impegno e grande fatica da parte di entrambi siamo riusciti a portare questa manifestazione. Questa manifestazione nasce con l'intenzione di promuovere sia questa attività, questi eventi nei centri storici, sperando che Penne sia da trampolino di lancio, e per far vedere le bellezze sia del centro storico, di tutti i paesi, ma soprattutto di Penne in questo caso, e anche promuovere, insomma, questa attività che unisce sia i grandi che i piccini. E devo dire che ci sono molti molti appassionati, molti mi hanno chiesto durante queste giornate, in attesa di arrivare a questo evento, perché poi l'abbiamo dovuto anche rinviare per questioni di maltempo. Fortunatamente oggi, nonostante le prime ore di pioggia, pare che sia uscito un po' di sole, o sta uscendo, e spero che tutti quanti, insomma, i ragazzi si possano divertire. Questo evento speriamo di riproporlo anche negli altri anni, che sia un appuntamento fisso, e maggiormente, diciamo, come trampolino di lancio adesso e poi con altre situazioni legate, magari anche macchine d'epoca da esporre. Comunque oggi siamo qui tutti in attesa che partino, si facciano questa dimostrazione di corsa, e spero, insomma, che saranno numerosi e che tutti quanti si possano divertire. Ci illustra in dettaglio il percorso che questi go-kart faranno nel cuore del centro storico? Sì, faranno una buona parte del centro storico partendo dalla piazza, e piazzetta 20 settembre, dove c'è l'obelisco del Leone, andranno, quindi usciranno verso la porta Ringa, faranno un pezzetto di 81, l'incrocio dell'ospedale, rigireranno sotto il viale Ringa, quindi sotto agli alberi, e riusciranno un pezzo dall'81 e risaliranno verso la piazza dalle Poste. E sarà un percorso dove partiranno scaglionati, quindi nel giro di 4-5 secondi uno dall'altro, quindi li vedremo tutti insieme correre con diversi ostacoli, quindi insomma sarà abbastanza impegnativo e soprattutto spettacolare. Poi ci sarà anche un momento dedicato ai più piccini per poterli avvicinare a questo sport e allo stesso tempo per offrire loro un momento ludico. Assolutamente, infatti è stata prevista una piccola, diciamo, pista in piazza dove potranno utilizzare i go-kart piccolini a motore sempre, quindi anche loro spettacolari, e da bambini che vanno dai 6 ai 10 anni. E la cosa, insomma, sarà divertente anche per i genitori, che potranno, insomma, portare i ragazzi. Ci sono tutti i team esposti anche qui in piazza, dove i cittadini potranno avvicinarsi, chiedere, informarsi, parlare con meccanici, corridori, insomma, sarà veramente come essere
diciamo, in una pista di Formula 1 riportata in piccolo in un centro storico. E siamo in compagnia di Giordano Calista, presidente dell'associazione Street Karting, che si è occupata di tutta la macchina organizzativa per realizzare questo evento davvero tanto particolare nel cuore della capitale vestina. Penne, quanto è stato impegnativo? È un impegno molto importante, buongiorno a tutti, stiamo lavorando per questo impegno già da qualche mese e finalmente siamo riusciti a portarlo a termine. Dovevamo farlo prima, il primo maggio, purtroppo causa il tempo, abbiamo rimandato oggi, per fortuna è clemente, siamo riusciti a finire. E siamo venuti qua con una 30-40 piloti, tutti semiprofessionisti e professionisti, e abbiamo fatto vedere come funziona questo sport in pista. Purtroppo non vengono tanto conosciuti come sport verso le altre categorie e non tutto il pubblico viene a vederci. Oggi abbiamo avuto l'occasione di farci vedere che cosa succede. Quali abilità bisogna possedere per potersi cimentare in questo sport? Allora, innanzitutto ci vuole una forza fisica, può sembrare strano ma molto molto importante. Molti di questi fanno tanta palestra perché proprio guidare il go-kart non è soltanto andarci sopra e andarci a giro. Spesso e volentieri è guidare con una sola mano in piena curva con tante forze laterali. Detto tecnicamente si raggiungono anche 2,5 G di forza laterale. Quindi bisogna anche avere uno sforzo fisico, non tanto per fare un giro, per farne tanti. Questo è il problema più grande. C'è stata veramente una bellissima sinergia tra la vostra associazione Street Karting e il comune di Penne, che ha messo a disposizione tutto quanto è servito per la buona riuscita di questa manifestazione. Sì, effettivamente grazie al comune che ci ha offerto la possibilità di chiudere strade. Ovviamente chiedo scusa ai residenti che abbiamo fatto rumore, però è una cosa molto strana portare un kart da pista dentro un circuito cittadino. Credo che molti sono rimasti soddisfatti, speriamo che dà buona riuscita per i eventi futuri che potremmo fare. Come riconoscimento per tutta questa buona riuscita, per dire un semplice grazie a tutti i piloti che sono intervenuti, abbiamo fatto una piccola medaglietta che è un gesto molto simbolico. È un piccolo trofeo per il comune per ringraziare per questa disponibilità di evento su questo posto. Ringrazio anche il presidente dell'ASI che ci supporta, che siamo affiliati con loro e ci ha dato grossa mano. E niente, grazie a tutti per essere intervenuti. Luigi Amoroso, presidente ASI, oggi una bellissima manifestazione sportiva che coniuga sport e cultura, anche perché siamo in un centro storico meraviglioso. Esatto, buongiorno a tutti, aggiungerei anche l'aspetto sociale che non è da meno. Infatti il tempo fortunatamente è stato clemente e ha avvicinato tantissime persone a questa manifestazione, dai più grandi ai più piccoli. E proprio questo è il bello dello sport, riuscire a coniugare sia l'aspetto sportivo che sociale. E una location del genere non fa altro che dare ancora più lustro alla manifestazione. Sicuramente una manifestazione molto suggestiva e, nonostante il meteo non sia proprio nelle condizioni migliori, anche molto partecipata. Esatto, ci aspettavamo tante persone alla manifestazione, anche perché è uno sport, purtroppo dico d'élite, per i costi che bisogna sostenere per effettuare manifestazioni e gare importanti. Però queste manifestazioni possono solo che aiutare a conoscere questo sport in tutti i suoi bellissimi aspetti. Abbiamo tutti negli occhi per esempio la Formula 1, Monte Carlo, i circuiti cittadini, e quindi essere riusciti a coniugare go-kart e un bellissimo borgo come Penne non fa che altro che farci contenti.